Allora, buonasera, io sono Simone Fazzi, un appassionato di sigari ormai dal 98, nata una passione per caso dopo il diploma perché con alcuni amici abbiamo fumato un sigaro così per celebrare il diploma e da lì ho iniziato a informarmi, per passione mia, a frequentare serate di club. Poi ho fondato il mio club già una decina di anni fa, abbiamo fondato un blog nel 2011 e l'anno scorso abbiamo fondato un'associazione nazionale che riunisce diversi club su tutto il territorio nazionale e abbiamo portato avanti questa passione in maniera pluralista, senza sponsorizzazioni, senza nessun tipo di introito, lo facciamo puramente per passione. Io di lavoro faccio altro, faccio il ricercatore per conto della Commissione Europea e nel tempo libero guido serate come quella che guideremo questa sera, gestisco un blog che appunto è il più oggi, fortunatamente dopo alcuni anni, è il più visitato in Italia sul tema sigari. C'è qualche blog più grosso di noi, ma tratta anche pipa, altri tipi di tabacco da rollo, eccetera. Diciamo solo sul tema sigari siamo i più visitati in Italia e la nostra soddisfazione è poter appunto divulgare la cultura che comunque profonda che c'è dietro a questo mondo del sigaro, del fumo lento in generale, sia sulla realtà italiana dove oggi abbiamo 5 aziende che producono sigari italiani di diversa tipologia e sia sulla realtà caraibica cubana, quindi sia Cuba che i paesi produttori del Centro America in generale, in cui praticamente visitiamo manifatture sul posto, nelle zone caraibiche, facciamo reportage, facciamo diciamo presentazioni di prodotti e quant'altro, tutto per appunto divulgare quello che c'è dietro alla produzione di un prodotto che, se vogliamo fare un parallelo, può essere assimilabile al vino, quindi non è un prodotto di consumo diciamo così nervoso come può essere la sigaretta, ma è un prodotto per il quale dietro ogni prodotto, ogni produttore ha la sua storia, ha la sua tecnica di produzione, quindi c'è una gamma di differenziazione di terroir e di altre diciamo caratteristiche di prodotto che varia da produttore a produttore, da sigaro a sigaro, da zona a zona. Quindi cerchiamo appunto di evidenziare, di proporre intanto come si fuma adeguatamente un sigaro, ma anche come quali sono le differenze tra i diversi sigari, facciamo recensioni di prodotti, tutto quello che è legato al mondo del gusto e della cultura in questo contesto. Da qualche anno non è più politicamente corretto dire che c'è un fumo che fa meno male di un altro e quindi anche a livello scientifico, io diciamo faccio il ricercatore di lavoro, quindi l'ambito scientifico anche in questo mondo lo esploro abbastanza anche con pubblicazioni dedicate insomma, e in realtà fino a qualche anno fa, fino agli anni 70-80, c'erano istituti anche autorevoli di ricerca sui tumori eccetera che avevano fatto dei ranking, quindi delle scale di dannosità dei diversi tipi di fumo, e tra i tre più diffusi, che sono il sigaro, la pipa e la sigaretta, il sigaro effettivamente è quello che è stato dimostrato scientificamente che fa meno male per diversi motivi, sia per il metodo di fruizione che è più saltuario, non è così frequente come la sigaretta, ma anche e soprattutto per il fatto che chimicamente il fumo è basico, quindi favorisce meno l'insorgenza dei tumori, tutta una serie di insomma, fattori dimostrati scientificamente per cui fa un pochino meno male. Come noi diciamo sempre, non è che non faccia male, come può essere magari se uno beve 10 bottiglie di vino al giorno fa male anche quello, non per questo il vino in assoluto fa male. Quindi il consiglio che diamo anche ai nostri lettori e le serate così è di fumare poco ma di fumare bene fondamentalmente.